Ciao a tutti amici di Ghost Hunters Team Italia, bentornati sul canale. Oggi siamo tornati in una location che tutti conoscete. Qui con me oggi ragazzi, sono un po' emozionato perché questa è una reunion incredibile. Ci sono Carlo, Daniele e un ospite speciale, presentati. Ciao, sono Marco. E ragazzi, oggi siamo qua, abbiamo fatto una rimpatriata incredibile a Mombello. Poi tra l'altro è stata una delle location più da noi visitate in passato, perché sono successe cotte di crude. Ma ragazzi, non si finisce mai di scoprire in questo luogo qua. Siamo tornati nel reparto pediatrico che abbiamo alle nostre spalle, ovviamente è giorno, ragazzi, staremo qua fino all'imbrunire, penso, se lo vediamo. Sì. Controlleremo i sotterranei, vediamo un po' cosa c'è, ragazzi, se troviamo qualcosa di nuovo anche a livello paranormale. Vediamo subito, quindi seguiteci e iniziamo questa nuova avventura. Ragazzi, abbiamo sentito degli strani rumori, però abbastanza corporei, non sembrava qualcosa di paranormale. Si inizia col botto oggi. C'è nessuno? No. Ragazzi, abbiamo sentito delle voci, cioè più che delle voci, dei versi. Abbastanza vicini poi, tra l'altro. C'è nessuno? Tossisce, io sento tossire. O sono di sopra? No, è qua, si sente qua, no? Mi sento delle voci qui. No, ma io sento una voce di qua. Infatti. Ma anch'io prima chi sei? Non lo so immaginato, eh. Ragazzi, prima off camera io ho detto, raga, ho sentito una voce. Mm-hmm. Però boh, che diceva chi sei, perché l'ho proprio capita. Avevi già la camera accesa? No, purtroppo no. Si parte bene con qualcuno qui. Ma sicuro? O sono sopra o non lo so. No, sopra dubito che li senti così. Perché qua è finito, non ce ne sono altre stanze, sono le uniche. Quindi non c'è nessuno. Si parte bene oggi, eh? Ah, tra l'altro Dani, cosa che devi sapere tante volte? Ma Dani, dove è finito? Dani. Eccolo ragazzi, è lì. Sono vivo. È vivo. Ragazzi, il K2 è già acceso, vediamo se cogliamo qualche segnale. Già dall'inizio. A livello sonoro già qualcosa, anche se non credo sia nulla di palesemente umano, come suoni. Vivi, anzi. C'è qualcuno qui con noi? Ragazzi, se urla sono fuori, eh? Non è nulla di soprannaturale. Però da quando siamo entrati abbiamo già sentito cose strane. Inizialmente, ragazzi, sembrava quasi ci fosse qualcuno all'interno del reparto, ma abbiamo controllato le stanze, non c'è nessuno. Perché abbiamo sentito proprio delle voci che sembravano, anche dei colpi di tosse che sembravano vicini, molto vicini.
Oddio. Ragazzi, una vasca con dell'acqua dentro. Questo è inquietante. Questo è veramente inquietante. Ragazzi, abbiamo un bosco intorno a noi. Ok ragazzi, stacco un attimo perché ci sono delle persone sotto. Sono arrivate, oggi sono un po' di visitatori qui a Mombello, quindi stacchiamo e se succede qualcosa di interessante ovviamente vi avviso subito. Ok ragazzi, abbiamo deciso di scendere nei sotterranei già da subito perché ci sono un po' di rumori non attribuiti ovviamente a paranormale, ma ci sono tantissime persone qua intorno che fanno baccano, quindi di conseguenza ragazzi ci vogliamo isolare il più possibile e andare sotto nei sotterranei, magari troviamo qualche collegamento con altri reparti. Quindi ragazzi, andiamo sotto. Ragazzi, cosa buffa, praticamente abbiamo sentito una notifica di un telefono, però il mio è spento. Il mio è modalità aerea. Il suo è modalità aerea. Il mio è spento. Voi l'avete spento? Spento. E che cacchio, di chi era il telefono? C'era qualcuno fuori. Era vicinissimo, mi sembrava. Molto vicino. Ma oggi un po' di cose strane, insolite. Sì, abbastanza. Ragazzi, questo era il luogo dove l'altra volta il K2, vi ricordate che esplodeva da quanto era attivo? E adesso, come vedete, è tranquillissimo, non dà manco un segnale. C'è qualcuno qui con noi? Se si può interagire con gli strumenti che abbiamo in mano? Io l'altra volta ci sono stato qui e qualcosa o qualcuno aveva dato tanti segnali. Tra l'altro il rituale era di là, raga, di là. Dove va lui? C'era quel rituale che avevamo trovato. Vi ricordate ragazzi che la scorsa volta avevamo trovato dei, tipo una specie di albero? Quello sì. Il girello, sì. Per deambulare. Freschino qua sotto, ragazzi. Ripeto, se c'è qualcuno, chiedo gentilmente se può interagire con gli strumenti che abbiamo in mano. Non riesco a ricordare, ragazzi, dove era il... Forse è qua. Vediamo. Eh sì, è qua. Eccolo. Mamma mia, che brutto. Questo è quello che avevamo trovato l'altra volta. Candele, scarpe, un albero, messo là così. Ragazzi, il K2 quest'oggi è piatto. Piatto, totalmente piatto. L'altra volta ricordate che al momento è tutto abbastanza scarico. Sì. Voi state bene, sì, non. Sì. Sto a posto. Ma è arrivato a 17. 17 gradi? No, 17 milligauss. Ah, ok. Perché di solito suona quando
Che quello fa anche da K2, giustamente. Sì. Ok. Fondo scala di questo è 20, è quasi sull'osso. Porca miseria. K2-0 però. Strano. Però fai qualche domanda, vedi se diminuisce o aumento. Qualcuno si è avvicinato a me, eh? Niente. Chi è stato a sfiorare o toccare questo strumento che ho in mano? Nessuno? Ti diamo fastidio per caso? Se ti diamo fastidio puoi far suonare ancora questo strumento che ho in mano. Qualche bambino qui è stato rinchiuso magari per fastidio. Stiamo vedendo le scene. Magari sai un po'. Ah sì. Per punizione. Sì. Ricorda i prudenti. Poi le suore, figurati. Però quando suona quello ha messo un altro due volte da quando ci. Sì, sì. Proprio no. Perché. Infatti questo è molto. Il busto è molto mirato. Come rispetto a quello lì, quello tutte le radiazioni, frequenze le prende, questo è molto più preciso. Cioè se accendi un cellulare, te che sei attaccato a me, questo non lo rileva. Ok. Rileva proprio se proprio ci passi. Anomalie un po' più specifiche. Sì, sì, esatto. Sì. Proprio vicine, vicine. Ma quindi solo se suona ci sono variazioni? O almeno che è basso, che è tipo il lampeggio verde del K2, allora non suona. Però se, la, se è rosso tipo, se fa, emette se il suono. Se passa diciamo la metà del K2 classico, inizia a suonare. Come l'RF praticamente, esatto. Si può dire? Sì, sì, bravo, esatto. Ripetiamo, c'è qualcuno qui con noi che ha fatto suonare quello strumento che ha in mano Daniele in questo momento? Se sì, può rifarlo o emettere un rumore? O interagire con questi altri strumenti. Ne ho in mano uno io, uno Marco e Carlo anche credo. Ma io sono sincero, a livello mio non sento nulla. No, neanch'io. Però che ha suonato è strano. Sì, perché c'è qualcosa di... Vabbè, strano fino a un certo punto, ragazzi. Io ripeto, l'altra volta sì, con gli altri i K2 esplodevano. Poi si sa, ragazzi, che di... 6 e 4. Ecco. Tipo ci sta seguendo. Ma allora c'è qualcuno. Vediamo se c'è qualche cavo. No. Possibile. Beh, allora c'è qualcuno. Non pare che sia qualcosa da fuori, però mi sembra strano che lo prende questo qui. Perché se fossi da fuori prenderemmo anche noi. Non è che i tipi... Ah beh, però no, ci siamo noi effettivamente. No, i tipi su? Siamo sotto terra, mica male rispetto a loro adesso. Poi in teoria questi sono fatti per prendere le variazioni di campi elettromagnetici nella zona, non distanti. Altrimenti prenderebbero le onde sì, radio, esatto. Le frequenze. Infatti. Esatto. Quindi giusto. In teoria... Arriva qualcuno. Abbiamo compagnia. Eh sì. C'è qualcuno di vivo, ragazzi.
Credo che siano i ragazzi che abbiamo incontrato prima su. Quindi nulla di pericoloso, però inquinano un po'. Io ripeto, se c'è qualcuno qui con noi, l'entità magari di prima che ha interagito con quello strumento che ha in mano Dani, può rifarlo suonare, per favore? Può ridarci un altro segnale? Così ci fai capire che sei davvero qui con noi e che vuoi interagire. 0.1. È sceso, quindi? No, è salito. No, ha fatto un... Ah, ok. No, io voglio che lo fai suonare. C'è qualcuno qui con noi? Se sì, può far illuminare gli strumenti? O far suonare quello che ha in mano Daniele ancora? No, raga, è impossibile che sono attivi. Poi questa è acqua o gas? Ragazzi, c'è lo strumento di Daniele che continua a suonare ogni tanto. Però il dubbio è, sono i ragazzi che abbiamo incontrato, in qualche modo inquinano gli strumenti o... Eh no, è strano. Proprio così vicini. Infatti. Cioè, non si sono illuminati, ma vabbè, si illumina. Io sì, sono passato vicino. Infatti, tu ce l'hai acceso, ma giusto, quando siamo passati vicino a loro. Sì. Quindi non ha suonato, è possibile. Ragazzi, stiamo cambiando area, stiamo cambiando reparto. Vogliamo andare nei sotterranei, nei veri sotterranei, anche perché qua ci sono dei ragazzi che continuano praticamente a seguirci. Penso siano degli urbex, ma purtroppo inquinano perché hanno i cellulari attivi e hanno, ovviamente fanno baccano. Ci vuole concentrazione, ragazzi, è un'indagine, quindi cambiamo reparto, cambiamo area, ragazzi, e nulla. Andiamo dove io e questi ragazzuoli qua dietro, ai tempi, avevamo catturato la voce. Sono brutta nei sotterranei. Perché lì, ragazzi, secondo me promette molto bene. Quindi, ragazzi, ci vediamo tra poco. Vediamo le cose. E ci vediamo nei sotterranei dell'ex manicomio di Mombello. A tra poco. Ok, ragazzi, siamo arrivati al reparto e stiamo andando nei sotterranei veri e propri del manicomio. Ci siamo messi le mascherine, ovviamente, perché qua sotto è pieno di amianto, quindi per la nostra sicurezza ci mettiamo le mascherine. Stiamo praticamente cercando il cunicolo dove una volta avevamo captato a livello audio la frase "sono brutta", pronunciato probabilmente, non l'abbiamo ipotizzato, da una paziente, ovviamente donna, dell'ex manicomio. E ci dovrebbe essere anche più avanti una porta dove l'altra volta era appunto vibrata da sola. Ci eravamo rimasti veramente male, quindi proseguiamo per questo cunicolo e arriviamo al luogo. Ragazzi, siamo arrivati. La porta era questa. Sì, la porta era questa e sono brutte. Eccoci. La porta era questa qua. Questa è la famosa porta dove sono passato. Dove sono passato dentro e ho iniziato a vibrare. Esatto. E anche sono brutte, è arrivato qua. Ragazzi, praticamente l'altra volta la porta è messo praticamente un po' del genere. Eh sì. Così. E non l'avevamo toccata noi. Quindi è parecchio strano. E abbiamo registrato anche la voce di "sono brutta". Ragazzi, ha suonato lo strumento di Dani proprio dove c'è la porta. C'è qualcuno qui con noi?
Se si può far illuminare qualsiasi strumento o suonare. Adesso sento qui, sento la pressione, ho sentito la voce. Sì, qua. Mi ricordo anche il momento, ero tipo girato di qua. Sentire la pressione. Sì? Sì. A livello dici. No, secondo ti senti oppresso. Sì. Ok. La pressione che ti cali di pressione proprio. Ok ragazzi, provo a fare un esperimento con il registratore, vediamo se anche questa volta captiamo la voce. Tanto non te rispondo. Esperimento EVP sotterraneo. C'è qualcuno qui con noi? C'è stato qualcuno a emettere questo suono, puoi rifarlo? Ripeto, potete rifare un'altra volta dei rumori? Posso dire una cosa? Una cagata, si muove la luce. Quando apri l'acqua sì, di luce. Sì, un rubinetto. Un bravo rubinetto. Cioè, anche perché qui acqua non, cioè, non è basta. Non è possibile. Ma che cavolo? C'è acqua. Sì, ma non è possibile, ragazzi. Cioè, se non sono rilassato, perché tu mi sono rotto. La Madonna! Qui considera che siamo sotto metri rispetto a lui quando... Ragazzi, tu più su. No, ragazzi, ho i brividi... No, dai, c'ho i brividi così. Ci sarà un po' puzza qualcosa. Sì, ma non lo usi il polso qui, cioè, mai sentito una roba del genere? No. Cioè l'acqua che scorre qua sotto, mai sentita in vita mia? Cioè, o è qualcuno che sta pisciando ma c'ha problemi di... C'è un elefante! Ma da lì siamo arrivati. Sì. Ma sotto c'è acqua. Sì, c'è acqua. No ragazzi, a me mi sono veramente venuti i brividi seriamente perché ho pensato residuale, però... No, residuale no, ma i tuffi, l'acqua non è un problema perché è acqua. È l'acqua che è, ma i polpi... I polpi. Ma qui sopra cosa c'è? Le palme. Perché c'è le palme. Ah, ma però... Sì, certo. Però considera che siamo sotto almeno un paio di metri qua, adesso. Cioè, i polpi sembrano... Non è... Quindi questo qua non è... sembrano dei tubi, eh. Questo non è il soffitto delle palme. Infatti. Sarà almeno 2 metri di rosa. C'è anche qualcuno che picchia. E poi la domanda. Ma secondo me c'è qualche scolo di qualche canale. Sì, vabbè, l'acqua sì. Sì, ma... Acqua è acqua, però ma... i colpi sono un mistero. I colpi appunto. Io interrompo le riprese video, al limite da qui in poi me ne mandi te. Attacco il registratore. Ah, se lo dai io, zoom il registratore. Ah, ok, lo zoom, sì. No? Vediamo il registratore. Ragazzi, è assurdo. Chi era che camminava? Ma raga, abbiamo controllato se c'erano delle persone, ma... No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, siamo soli. Ma a me sembravano dei passi assurdi, eh. Sì, ma i passi ho sentito. Ho sentito dei
vicino, mentre l'altra volta quando siamo venuti in qua si sentiva qualcuno che veniva in qua. Esatto. Ma anche l'altra volta adesso mi viene in mente, quando eravamo scesi di notte, che si sentiva sui tubi, tum, tum. Sì, sì. E poi? Sì, poi passi. Ragazzi, guarda che mondo è mondo, vediamo noi, succede sempre qualcosa in sta zona qua, allucinante. Senti che roba, sì. Ancora. Lui lo sa, sì, l'ha sentito lui. Ragazzi, ci sono dei continui rumori. No, aspetta un attimo. Tanto uso questa, perché se c'è qualcuno comunque io con questa mi faccio perdere. Ma anche con la mia faccio così. Ragazzi, stiamo cercando di capire se c'è una persona viva. Fino là in fondo non c'è nessuno. Vuoto. Allora sono anomali veramente sti rumori, eh. Sono anomali veramente questi rumori qua. Cioè l'acqua, ok, va bene, una spiegazione. Ma i suoni sono forti, eh. Ancora, senti che roba. Cioè, ragazzi, è qualcuno che cammina sopra? Sì, ma sotto, cioè sopra. Noi siamo almeno sottoterra di 2 metri, cioè. Ma forse anche di più, Anche di più, è tutto cemento. Ragazzi, io spero che ancora. Io spero che la videocamera stia captando questi suoni, ma credo proprio di sì, perché sono veramente forti. Ma siamo pietrificati. Ma io direi allora di concentrarci un attimo. Ma direi sì. I K2 ragazzi non danno segnali. Ma anche l'altra volta sotto non hanno dato segnali. Sì, sotto è molto a livello di suoni, di solito. Uno qua, uno va attaccato alla porta. Sì, qua. Tra l'altro, ragazzi, sulla porta abbiamo posizionato un K2 e il regolatore di temperatura. Però per ora non ha dato segnale nessuno dei due. Magari la donna che ci ha parlato l'altra volta. Stai ancora tu, prendi energia da noi e dagli strumenti. Fatti sentire. Perché non si sente più l'acqua adesso. No. Secondo me era qualcuno sopra che ci ha giocato. Sì, no, in quel momento lì ha scaricato. Ti dico solo una cosa, io tutte le volte sono venuto qua, acqua mai sentita, mai. Vabbè, ma... Vabbè, questa è gente. C'è gente e acqua. Sto toccando, ho sentito le voci, se ti viene giù l'acqua, quindi sta toccando qualcosa. Sì, sopra. Non è che è rimasto giù l'acqua da sopra, è abbastanza evidente. Sta toccando qualcosa. E secondo me la voce arriva da sopra nel tubo. Sono qua sopra. Sì. Ma Carlo, io non mi ricordo, la voce sono brutta. Mm. Sentiamo attraverso i tubi. Si sentono bene qua? Ragazzi, sono delle voci. Di vivi, ovviamente. Sì, ma che cazzo stanno facendo con l'acqua? Ragazzi, oggi non ci lasciano in pace. Non possiamo fare un'indagine come si deve oggi, perché c'è gente di continuo che ci segue e fa casino. Allora, i rumori di prima però non erano loro. Cazzo, che nervoso però. Stavamo riscontrando, ragazzi, segnali ottimi. Ragazzi, stiamo risalendo perché abbiamo incontrato... Sì, abbiamo incontrato un vicolo cieco, quindi possiamo solo risalire. Se ce la prende un po' d'aria non dispiace. Ok, ragazzi, siamo risaliti in superficie nel reparto. Praticamente questo è un altro reparto ancora rispetto a quello di prima. Sì, stiamo scappando. Sì, stiamo scappando dai ragazzini che ci seguono, evidentemente, non lo so. E stiamo pensando allora di andare nei sotterranei con gli altri. Non ci stacchiamo da sta gente, perché sennò, ragazzi, qua. O aspettiamo che se ne vanno fuori dalle scatole, che torniamo giù e ci mettiamo là sotto. Perché adesso. Perché adesso se ne stanno andando. No, se ne stanno andando. Vediamo. Sono usciti, se ne stanno andando. Vediamo se vanno via.
Ragazzi, tra poco. Ok, ragazzi, con questo bellissimo disegno di Trime vi comunico che abbiamo incontrato i ragazzi che disturbavano. Sembra che se ne siamo andati, quindi riscendiamo nei sotterranei e vediamo se riusciamo a ritentare il contatto con la presunta entità che stavamo sentendo prima, perché i colpi erano veramente forti. Ragazzi, torniamo giù. Ok, ragazzi, siamo ritornati giù. Adesso vediamo se riusciamo a ricontattare, tra virgolette, la presunta, perché non siamo sicuri che la miseria fuori fuoco, così a caso. Ok, ragazzi, fuori fuoco completamente la macchina, va bene? Sì, anche la mia. Allora è qualcosa di strano. Contemporanea. Sta sballando il tempo di registrazione. In che senso sta sballando? Regista l'alimentatore. Vedi, sono le voci dei ragazzi. Perché sono qui sopra. Vedi che continuava a... Ah, sì? Sei. Ah, sì. Dovrebbe essere, 5, dovrebbe essere tipo 25 o qualcosa del genere. Comunque, Carlo, quello che ti stavo chiedendo prima, sì. La voce sono brutta. Noi l'avevamo sentita a orecchio nudo, no? No. L'abbiamo sentita poi in registrazione. Ok. Mai vista così adesso. Tanta gente. Ragazzi, adesso, ragazzi, prima. È un gruppo dall'altra parte. I passi che si sentivano prima, secondo me, non erano loro. No. Ma erano loro che buttavano giù l'acqua. Sì, l'acqua si sì, e poi. Ma l'acqua sì. L'acqua ok. Quindi c'erano loro che erano sopra. Abbiamo sentito dei passi proprio nelle vicinanze e dei colpi sopra. Sopra abbiamo provato, adesso quando siamo saliti un attimo per staccarci i ragazzi, siamo saliti un attimo, abbiamo provato a picchiare, ma di rimbombi, cioè ci saranno zero. Un paio di metri di cemento, quindi. Sì. E adesso vediamo se si ripete. Ma anche perché i passi che abbiamo sentito a me sembravano o di qua. Qui. O di qua, sì. Nel cunicolo proprio, nel sotterraneo, non era di sopra. Oh, vediamo ragazzi, adesso vi posiziono, vediamo se... Ora mi si è spento il K2. Così a caso, da solo. Ragazzi, un po' di cose strane stanno succedendo, eh. Rumori a parte che sono assurdi. Io comunque vi riposiziono qua. E ripetiamo l'esperimento. C'è qualcuno qua con noi? Prima chi è che mi aveva fatto suonare lo strumento? Volevate dirci qualcosa? Femminile dell'altra volta, famoso, sono brutta, qui vicino a noi per caso. Se c'è qualunque presenza, puoi rifare magari i rumori che ci sono stati prima? Sembra che si pagava l'ingresso per visitare. È vero.
Ragazzi, andiamo sul reparto qua sopra per provare l'ultimo approccio. Ok ragazzi, siamo usciti dai sotterranei, abbiamo deciso di fare un piccolo break, andiamo a mangiarci una pizza insieme, ragazzi, poi torniamo qua al calare del buio per provare a vedere se abbiamo delle risposte un po' più chiare. I forti rumori sono inquietanti, ragazzi, ma abbiamo ipotizzato a questo punto che erano i ragazzi di prima, perché dal momento in cui si sono andati via non abbiamo più sentito nessun rumore. Peccato, perché ci avevo creduto un minimo, erano veramente rumori forti, però ragazzi mi sa che erano le persone che c'erano qua. Di conseguenza nulla, ragazzi, andiamo a mangiare una bella pizza e poi ritorniamo qua a Mombello. Thank you.